Amici di Sei la TV, guardate che meravigliosa giornata che oggi ci accoglie. Siamo qui nel cuore della Valle Imagna per raccontarvi di una località rinomata per il benessere già fin dai tempi antichi, quando si erano scoperte le proprietà delle sue acque termali. Un luogo fantastico anche per stare a contatto con la natura, per praticare trekking, andare in mountain bike oppure passeggiare nel verde. E anche di questo vi racconteremo oggi, ma non solo, perché questa è una tappa caratterizzata anche dalla storia, dall'arte e dalla cultura. Partiamo proprio da qui, con questa vista magnifica, per raccontarvi la prima tappa sul nostro diario di bordo, che è rappresentato dal Santuario della Cornabusa. Venite con me perché ci aspetta il primo cittadino per accoglierci. Noi siamo qui e a Sant'Omo Buono Terme. Incastonato sul versante di un monte a picco sulla Valle Imagna, il Santuario della Cornabusa, Cornabusa peraltro in dialetto sta a significare cavità naturale, è inserito in una grotta dove sgorga un'acqua freschissima proprio proveniente dalla sorgente. Ma di questo parleremo tra pochissimo, perché per ora voglio introdurvi, anzi è lui a introdurre noi in questo viaggio sul territorio, il primo cittadino, Ivo Manzoni. Benvenuto, anzi grazie per averci accolto. Grazie a voi, buongiorno Valentina e buongiorno ai telespettatori. Siamo qui nel verde delle Orobi, in una magnifica giornata di sole. Quale tappa migliore per far partire questo itinerario del Santuario della Cornabusa, che peraltro punto di riferimento e anche di raccoglimento dell'intera valle? Sì, esatto, è una perla di tutta la Valle Imagna e in zona centrale, infatti dalla Cornabusa vengono tutti i campanili dei paesi dell'Alta Valle. È un posto spettacolare, meraviglioso, proprio perché è naturale, c'è una grotta naturale e questo però per i particolari poi sentiamo Don Alessandro, da cui ti accompagno. Andiamo subito a conoscere Don Alessandro. Raccontando insieme al sindaco Ivo Manzoni di quanto questo luogo fosse, prima di essere un luogo di raccoglimento, un luogo di rifugio. E lo sa bene Don Alessandro, che è il rettore del Santuario della Cornabusa, qui pronto per accoglierci. Don, facciamo un balzo indietro nel tempo per raccontare un po' l'origine di questa cavità naturale, antichissima peraltro. Dovete sapere che qui in Valle Imagna sono stati molto ricorrenti i fenomeni carsici che poi hanno dato vita alle grotte, così? È vero, la nostra grotta prima di diventare luogo di preghiera è stato luogo di rifugio. Cosa succedeva? Siamo intorno al 1300, in Italia come un po' in tutta Europa c'era la tensione fra Guelfi e Ghibellini, e i cattivi ghibellini della zona di Brembilla, degli Almenno, venivano a depredare i poveri, era proprio gente povera, Guelfi qui della Valle Imagna. Allora la gente che abitava qui sotto, quando sentiva che arrivavano questi banditi, veniva e si rifugiava in grotta, passava qui proprio alcuni giorni in attesa che questi banditi se ne andassero. Fra le persone che sono arrivate in quel periodo c'è stata anche un'anonima signora, dice la tradizione di Mazzoleni, una donna di Mazzoleni, che ha portato con sé la statua che ritroviamo ancora oggi nel santuario e che ora andiamo a vedere. Grazie, ci accompagna. Sindaco, a dopo. Continua il nostro pellegrinaggio all'interno del Santuario della Cornabusa. Don Alessandro mi stava raccontando di chi in realtà è la vera padrona di casa, ed è l'acqua, Don. Sì, è così. Potremmo dire che oltre a Maria, che qui vediamo, è proprio l'acqua. Noi siamo solo ospiti, ogni tanto l'acqua ce lo ricorda. Proprio qualche tempo fa, una delle prime domeniche, quando finalmente è terminato il lockdown, abbiamo potuto riprendere a celebrare, il laghetto che c'è in fondo alla grotta, in seguito a un'acqua potente per più di un giorno, ha pensato bene di uscire, perché l'acqua non la puoi fermare. La grotta però è fatta in pendenza e questo permette all'acqua di defluire. Nell'arco di mezz'ora l'acqua se ne va e tutto riprende come prima. Abbiamo semplicemente ritardato la nostra messa. Noi siamo ospiti, l'acqua è la padrona di questo luogo. E lei giustamente diceva dopo la Madonna. Noi abbiamo una statua della Madonna Addolorata ad opera peraltro pari di un artista toscano del quale non conosciamo i dettagli, ed è estremamente significativa ovviamente per questo luogo di culto e di preghiera. È grazie a lei che questo è un santuario. Come accennavo prima,
è stata portata da una donna di Mazzoleni che l'ha nascosta qui per paura che le venisse rubata, è rimasta nascosta qui per vari decenni finché è stata trovata da una ragazzina, una pastorella sordomuta, la si intravede in questo bassorilievo ai piedi della statua. Ha trovato la statua, ha riconosciuto Maria e Gesù, si è fermato un attimo in preghiera e qui è venuto il miracolo. La guarigione di questa pastorella ha fatto proprio nascere il santuario. Nel 1510 il vescovo di Bergamo, riconoscendo che era già un luogo di preghiera e di pellegrinaggio, ha proprio stabilito che la grotta della Cornabusa fosse a tutti gli effetti un santuario. Per la storia del santuario è importante la figura di Papa Giovanni. La famiglia Roncalli, lo diceva lui, viene proprio da qui sotto. La Roncaglia è una delle frazioni che troviamo appena qui sotto il santuario e lui ha sempre detto che i Roncalli vecchi, li chiamava così lui, venivano proprio qui dalla Valle Imagna. E lui è venuto varie volte al santuario. Era presente nel 1908 quando la statua è stata incoronata. La corona che vediamo è stata messa sul capo di Maria e di Gesù in quell'occasione, nell'ottobre del 1908, e lui era segretario del Vescovo di Bergamo, per cui era presente. Ha voluto tornare qui nel 54 e passare alcuni giorni di preghiera, di raccoglimento per festeggiare i suoi 50 anni di messa. Nel 58 è stato lui a tornare e a inaugurare la grotta sistemata come la vediamo oggi, in seguito a grossi lavori perché ne aveva bisogno, perché l'ambiente era proprio tanto umido. Nei pressi del santuario, il bar ristorante Cornabusa è un punto di riferimento per gustare la cucina tipica bergamasca a Sant'Omo Bono Terme. Siamo qui con Elena per raccontarvi dei prodotti tipici della valle che possiamo gustare proprio qui al bar ristorante Cornabusa. Dico bene, Elena? Grazie Valentina, grazie di essere venuta, felicissima. Vorrevo presentarti il nostro locale che da 30 anni lo gestiamo e ogni anno cerchiamo di mettere sempre qualcosa di nuovo. E vi do l'aperitivo di benvenuto fatto da mio figlio Davide, che è cuoco del locale. Wow, ma che accoglienza, Elena! Ciao Davide! Io poi voglio sapere, accomodati, voglio sapere tutto, ma proprio tutto di questi piatti tipici. Che cosa ci hai preparato? Allora, ho preparato un piatto di taglieri misti, che è salame, coppe e pancetta, che sono i nostri tipici, e invece un tagliere di formaggi, che sono anche quelli fatti qua della zona, un taleggio, un formaggio di capra e la torta resegone, che è tipico appunto della Val Imagna. No, spiegami il resegone, che non ho capito. Il resegone sia un formaggio, un misto di capra e vaccino, che lo fanno appunto in nome del resegone, che è la montagna che si trova qua in Val Imagna. Fantastico, si scoprono sempre cose nuove. Poi voglio sapere anche i piatti forti della cucina, ma facendo un passo indietro, mi dicevi che hanno iniziato i nonni, quindi siete alla terza generazione. Siamo alla terza generazione, prima i nonni, poi i genitori, poi noi con Davide, però l'unica cosa bella che piace sempre è il panorama che abbiamo. La vista qui è stupenda, quando ci sono queste splendide giornate poi è proprio da vedere, da venire a trovarci. È il vero valore aggiunto del vostro locale. E poi ovviamente colazioni, pranzi, aperitivi, ma anche cene, vero? Su prenotazione. Su prenotazione, sì, per gruppi di 15-20 persone. E se volete prenotare potete visitare il sito ristorantecornabusa.it, dove trovate tutte le informazioni necessarie per venire a trovarci. Anche voi siete online, ma so che tu sei anche molto in cucina ovviamente. Cosa mi consigli dal menù? Un piatto proprio fra tutti? Allora, sono tutti buonissimi, però se devo consigliarti ti consiglio un buon piatto di casoncelli alla bergamasca, che vengono fatti con burro fuso, salvia e pancetta affumicata. E ecco, sono da provare. È un must il casoncello, Elena, sei d'accordo? Buonissimo, veramente, sì, ottimo direi. Tutto da assaggiare, allora un brindisi al bar ristorante Cornabusa, ma soprattutto a questo viaggio qui a Sant'Omo Bono Terme che è appena cominciato. Cin cin, cin cin, picchia picchia, perché porta bene, picchiateci insieme, vai!
Continua il nostro viaggio a Sant'Omobono Terme. Abbiamo lasciato la zona del santuario della Cornabusa per spostarci nel centro di questa località, ma soprattutto per parlarvi di una bellissima oasi di relax, ma non solo, perché qui poi ci sarà un appuntamento che vi vogliamo far mettere a calendario, e anche parlare di sport, perché mi hanno detto che qualcuno qui è campione del mondo di pesca sportiva. Ma partiamo dall'inizio, incontro l'assessore al turismo Ugo Invernizzi del comune di Sant'Omobono Terme. Ugo, intanto questa accoglienza magnifica con le montagne da sfondo è bellissima. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Siamo qui arrivando dal percorso vita che scende dal santuario della Cornabusa. Siamo in centro a Sant'Omobono, nella zona del laghetto dei Cigni, che è proprio al centro di Sant'Omobono. C'è un ampio parcheggio dove ci sono il mercato, le manifestazioni, ok, molto fruibile dal ponte pedonale. E qui in questa area di relax, perché nel verde, ci sarà il 23 agosto una manifestazione Natura Ambiente Expo dedicata al territorio, con esposizione di animali vivi nel sottobosco al fresco per salvaguardare anche loro, bancarelle a tema e diversi laboratori per i bambini, dal laboratorio delle api, della pesca, il kayak sul laghetto e laboratori col miele. Credo che sia davvero speciale questo rapporto che si instaura con la natura fin dalla tenera età. Hai accennato al percorso vita, quindi immagino che sia un bellissimo percorso, per l'appunto, che si snoda con una serie di proposte anche per fare un po' di movimento, visto che qui si mangia pure bene. Il percorso vita, che parte, come ho detto prima, dal santuario della Cornabusa e da Bedulita, passa per qui a Sant'Omobono, proseguendo per l'Alta Valle, di fianco ai campi sportivi, per poi continuare, poi si divide e va verso Rotimagna e verso Locatello, quindi tutto sul fianco del torrente Imagna. Direi un'ottima proposta, quindi a calendario il 23 di agosto voi sarete qui? Con Natura Ambiente Expo. Che ovviamente mettiamo a calendario, al quale non mancheremo. Saluto l'assessore, grazie mille, ma voi venite con me perché vi voglio presentare Guglielmo, voglio parlare di pesca sportiva, ma soprattutto vi voglio far conoscere Renzo e Lucia, venite con me. Buongiorno Guglielmo, eccoci qui, buongiorno, come sta andando la pesca oggi? Oggi abbastanza bene, siamo arrivati a quota 10, quindi siamo dei pescatori provetti. Direi una buonissima giornata. Senta, stavo raccontando agli amici che voi siete campioni del mondo di pesca sportiva. Esatto, noi 3 anni fa siamo diventati campioni di pesca sportiva dalla trota sul torrente con esca viva, e poi continuiamo anche la nostra attività all'interno di questo laghetto, laghetto dei Cigni. Calcolate che i nostri cigni, pensate, si chiamano uno Renzo Lucia, perché alle nostre spalle, dopo lo vedrete magari, c'è il Resegone, quindi il nostro famoso Manzoni ha battezzato il nostro laghetto dei cigni con Renzo e Lucia, che sono i nostri 2 cigni. Bellissimo questo omaggio letterario. Senta, ma anche gli amici che ci stanno guardando e che volessero venire a provare, possono, li accogliete? Tutti quanti possono venire a provare a pescare qua, tutti quanti senza nessuna limitazione. Noi facciamo tanto sociale, ad esempio periodicamente arrivano diversamente abili che pescano qui con noi. I nostri campioni del mondo si associano a questi ragazzi diversamente abili e fanno la loro prima esperienza di pesca con emozioni reciproche, perché loro è la prima volta che pescano e noi veramente stare insieme a loro portiamo a casa qualcosa nel cuore, che è una cosa veramente importante. Un vero valore aggiunto. Ma posso provare anch'io? Certo. Allora facciamo così, intanto che mi fai una piccola lezioncina, voi guardate amici, perché tra pochissimo andrò a trovare qualcuno che mi sta aspettando alla Scuderia della Valle per un'altra esperienza davvero magnifica. Vai. Azienda agricola, scuderia con maneggio, lama, attività per bambini con la fattoria didattica. Benvenuti a Scuderia della Valle, in località Valsecca, Sant'Omobono Terme.
E noi siamo qui per vivere un'esperienza unica nella natura con Gigliola. Ciao Lola. Ciao, ciao, benvenuti all'Agriturismo Scuderia della Valle. Ben arrivati ragazzi, buongiorno. Io devo dire che sono già rimasta piacevolmente colpita da quello che i miei occhi possono vedere. Sì, allora la nostra sala, questa qui è la nostra veranda, poi di là c'è un'altra sala. Insomma, dai, il nostro agriturismo sta crescendo piano piano. Ci sono tante attività, noi oggi faremo un assaggio. Ma dimmi una cosa, era un locale storico, l'avete recuperato? Perché insomma... Sì. Questo posto era inizialmente solo allevamento cavalli e maneggio, e poi circa 15-16 anni fa l'abbiamo completamente ristrutturato. È diventato prima una sala e poi è diventata questa, la veranda è diventata un'altra sala ancora, e poi i cavalli hanno continuato a vivere, insomma, poi andremo a vederli, e abbiamo aggiunto tantissime altre attività. Tra l'altro so che quest'estate vi siete molto divertite con i summer camp. Sì, abbiamo fatto un sacco di cose belle, nonostante il Covid-19 siamo riusciti a fare questa cosa importante del summer camp. Sono quasi finiti, ne abbiamo ancora una settimanetta, però devo dire che siamo stati veramente molto soddisfatti. E qui anche la sala dei ricevimenti, come suggeriscono alcuni allestimenti che voi avete giustamente anche tenuto. Sì, facciamo tanti matrimoni, adesso quest'anno erano dei matrimoni un po' così con questo stile country chic, e devo dire che le nostre coppie gradiscono molto questo tipo di cerimonia, fanno dei matrimoni civili in mezzo al prato, insomma delle cose veramente molto molto romantiche. E poi i prodotti del territorio, dalla nostra azienda, e tante altre cose buone, tutte a chilometro zero. Io so che c'è qualcuno che mi aspetta. Sì, ci sono i nostri collaboratori che ti aspettano per farti vedere un po' quello che è l'insieme di tutte le nostre attività. E poi ci sono i lama, ci sono i cavalli, ci sono i rapaci. Quali altre proposte per vivere una giornata speciale? Esatto, abbiamo anche le mountain bike, le bike. Stiamo studiando tantissime attività per far sì che i nostri ospiti, quando sono in azienda, abbiano tante attività da cui potersi dedicare. Insomma, vedo che gradiscono molto questo tipo di insieme, insomma. Lola, io ti ringrazio e ti saluto perché c'è qualcuno che mi sta aspettando. Venite con me. Comincia il nostro viaggio nella natura. Ciao Wilmer. Valentina, ciao, ben arrivato. Ti ho disturbato? No, assolutamente, siamo sempre a disposizione. E qui ci sono ovviamente i cavalli. Ci sono i cavalli, qui c'è tutto il nostro maneggio, dove abbiamo un po' di cavalli nostri che utilizziamo per l'attività con i bambini, con gli adulti, con i mini giri, lezione, tutto quello che concerne il cavallo. E abbiamo anche dei cavalli in pensione privati, quindi li lasciano per farsi prendere cura da noi, col mangime, pulizia, spazzolatura e tutto quanto. Posso darci una mano? Certo, andiamo a prenderne subito uno. Lui è Golia, leggo bene? Lui è Golia perché è tutto nero come la Golia. Ciao Golia, buongiorno. E adesso che facciamo a Golia? Adesso mettiamo la capezza e gli facciamo fare due passi per sgranchire un po'. D'accordo? Vai, vai. E sono davvero meravigliosi, guarda che occhioni. Ciao Golia, stava forse pranzando Golia, l'abbiamo disturbato amici. Uno spuntino. Tu sistemalo per bene che poi ti diamo un piccolo aiuto. Guarda, inizio a uscire un attimo dal box che è un po' delicato. Ok, ecco qui il nostro Golia. Ciao Golia, posso salutarlo? Ciao, okay. Ciao Golia. Carezza. Andiamo da questa parte. Andiamo al lavaggio dove vengono puliti e spazzolati. Andiamo. Qui, allora, la parte principale del cavallo è prendersene cura, quindi ovviamente ogni volta che deve uscire per fare anche solo un giretto, una passeggiata, una lezione, vanno puliti, spazzolati e resi pronti per l'attività. Ok. Posizioniamo. Golia ha faticato questa mattina? No, questa mattina Golia ha riposato. Stamattina è stato tranquillo, lui è una ragazza che si prende cura di lui, lo pulisce, gli fa le trecce, gli pulisce gli zoccoli, lo rende perfetto. Soprattutto viene usato il nostro Golia per le spose durante i matrimoni, così lui è bello nero, la sposa ha il suo bel vestito bianco che risate, quindi è ottimo per le fotografie. Devo dire che è bravissimo, guarda in camera meglio di noi, eh? Che dite? Cosa utilizziamo per spazzolarlo? Prendo subito una spazzola. Ciao Golia! Oggi diventi anche tu famoso. Wilmer, abbiamo recuperato gli accessori. Recuperata la spazzola, pronto. Allora, cosa importante, fai attenzione agli zoccoli perché sono belli pesanti. Con una mano spazzoli delicatamente, con l'altra lo carezzi in modo che senta anche la tua presenza. Quindi se vuoi prendo io questo e lascio fare a te. Musica.
bellissimo il contatto che si instaura, Wilmer, grazie per questo regalo. Io ora devo salutarti. Ora devi salutarmi, sì, perché ti aspetta un'altra nostra collaboratrice che si chiama Martina per vedere degli animali un po' particolari. Però noi ci ritroviamo dopo. Ci ritroviamo dopo. Andiamo a conoscere Martina. Rapaci? Vediamo un po' cosa mi aspetta, venite con me. Ma che meraviglia, ogni angolo mi lascia sempre più maestosamente colpita. Tu sei Martina? Ciao Martina. E lui? E lui è tornado, è un falco sacro, quindi siamo proprio nella zona dei rapaci, ok? Abbiamo sia rapaci diurni, quindi come tornado, sia rapaci notturni come il gufo e i barbagianni che abbiamo qua, che poi man mano spiegheremo. Quali sono le attività che fate con loro? Allora, le attività che facciamo con loro sono per lo più di didattica, per cui vogliamo proprio spiegare cosa comprende la falconeria, perché è di questo che si parla, ok? E farvi proprio interagire, per cui vi diamo la possibilità poi di tenervi al guanto come sto facendo io e poi di richiamarli in volo, quindi proprio stare a contatto diretto con l'animale senza andare nel classico centro e vedere soltanto lo spettacolo. Allora Valentina, adesso voglio parlarti di un barbagianni, lui si chiama Snoopy, ok? Per cui adesso lo prendiamo sul guantone, attenzione. Proprio ti faccio interagire a contatto diretto con lui. Sei sicura? Certo, sono comunque tutti animali nati in cattività, quindi allevati e cresciuti con l'uomo, quindi sono proprio abituati alla presenza dell'uomo nella loro vita, per cui vedete che poi rimangono tranquillissimi. Forse è più tranquillo lui di me. Ciao Snoopy! E questa è un'esperienza che, come mi dicevi, fate fare ovviamente ai vostri visitatori. Da un'altra parte abbiamo anche qualcuno che ci sta guardando un po' male, forse geloso. Può essere, può essere. Loro comunque rimangono molto guardinghi, sono sempre attenti, si guardano bene attorno. Lui invece è un gufo reale europeo e si chiama Atom. Quindi è una specie di quelle che abita proprio nei nostri territori, in alto, anche sui 1000 metri e anche di più, nelle pinete. Ok? E non so se proprio gli piace la telecamera. Loro sono sempre molto guardinghi, si guardano attorno, sono attenti. Seguono anche i rumori e tutto. Non è detto che guardino sempre in camera, diciamo. Valentina, adesso ti insegno a come far volare i rapaci. Ok, per cui apri bene il pugno qua, lo lasci libero e adesso vediamo se richiamandolo lui vola. Vediamo, vediamo. Perfetto! Vieni, vieni Martina, raggiungiamo di nuovo Snoopy che è stato il protagonista di questa esperienza, un'esperienza che possono vivere tutti. Assolutamente sì, infatti vi aspettiamo qua ben volentieri. E mentre noi, a noi ci aspettano i lama adesso. Martina, Snoopy e gli altri amici rapaci, andiamo a salutare, o meglio a conoscere, i lama. Wilmer, rieccomi, ci ritroviamo. Oh, buongiorno a tutti, comunque. Ciao Valentina, ben arrivata di nuovo. Ben ritrovati, più che altro. I signori mi sembrano belli entusiasti. Pronti, sono spazzolati perché questi sono i nostri lama. Qui abbiamo Sox e lì dietro abbiamo Berge. Sono due dei lama che utilizziamo per le nostre attività con gli ospiti che vengono a trovarci. Con i lama si fa una sorta di avvicinamento per conoscere questo animale particolare che ovviamente non è caratteristico della Valimagna come del resto d'Italia.
ma soprattutto abbiamo visto che sono molto docili e mansueti con le persone, quindi sono adatti ad attività di trekking per portare le persone a spasso, non sopra ma accompagnandoli a mano un po' come fossero un cagnolino, e soprattutto anche per l'avvicinamento con i bambini, perché sono molto docili, quindi spazzolandoli si interagisce con loro e si crea un rapporto. Se vuoi possiamo provare. Sono qui apposta. Esatto. Vai, sistemalo. Così diamo una spazzolata a Sox, giusto? Senti, ma è un cliché quello che i lama sputano, devo stare attento. Allora, lo sputo del lama è esclusivamente un'arma di difesa. L'hanno tutti i cammelli sudamericani come loro, quindi anche gli alpaca, la vigogna, il guanaco, ma se non si sentono minacciati o infastiditi non hanno motivo di sputare. In ogni caso lo sputo non è velenoso, quindi non devi correre all'ospedale, non sciogli i vestiti perché non è acido e non hanno una rivoltella in bocca, non fa del male assolutamente. Okay. E allora ci fidiamo di Sox, di Bergamo e anche di te, come possiamo simpatizzare insieme a loro? Il principio è come quello che hai simpatizzato col cavallo, quindi io ti darò una spazzola, una mano la userai per accarezzare il lame, con l'altra spazzolerai dove preferisci, la zona che loro gradiscono di più è il collo e la spalla. Adesso si gratterà un attimino lui, vai, spazzola qui. Mentre stai spazzolando sentirai com'è soffice e calda la lana, ma soprattutto non hanno nessun tipo di odore. Se fosse stata una pecora o una capretta te ne accorgevi a distanza dell'odore forte. Questa lana devi sapere che arriva fino a 25 tonalità diverse, partendo da 4 colori principali che sono bianco, nero, marrone e grigio, ed ha una consistenza che non ha all'interno della fibra la lanolina, quindi non ha nemmeno irritazione alla pelle. È speciale speciale. La scuderia della valle, vado a conoscere Gaspare, il dromedario. Ma Gigliola, che ci fai qui? Io vengo a dare le carotine a Gaspare. Che carina! Senti, i tuoi ragazzi mi hanno portata in giro, sono distrutta. Era solo che ti sei divertita. Moltissimo. Dai, volentieri. Dai, vediamo di farti salutare anche Gaspare, così abbiamo concluso la nostra giornata. Un po' timido, ragazzo? Vediamo se con le carotine lo convinciamo. Gaspare? Gaspare? Vieni? Vieni, Gasparino. Eccolo che arriva. Buon appetito, Gaspare. Abbiamo anche un altro amico qui. Non mi mangia le dita, no? No, ma guarda, dopo che ho fatto amicizia con i rapaci sono a posto. Tieni la carotina. Oh, vai. Gigliola, ovviamente ti ringrazio per averci regalato questa esperienza. Per tutti coloro che volessero venire da te per mangiare, per vivere una giornata come la nostra, o anche meglio, ve lo auguriamo, possono contattarvi online, vi troviamo? Assolutamente, cellulare, online, abbiamo tutti i social. E abbiamo tutti gli animali che loro hanno visto e tanti altri che purtroppo non abbiamo potuto farvi vedere per questioni di tempo, però ecco, quando saranno qui avranno tante belle sorprese. Grazie di cuore, Gigliola. Ciao Gaspare, si sta arrabbiando. Aiuto. Bono, e questa sì che è un'istituzione. Per quanto riguarda il vostro territorio, ritroviamo il sindaco Ivo Manzoni, perché ragazzi, dobbiamo parlare ovviamente anche di questa acqua che è assolutamente speciale, ma non ce ne siamo mica accorti noi oggi nel 2020, anzi se ne erano già accorti nell'Ottocento e forse ancora prima, perché ha delle straordinarie potenzialità, dico bene? Sì, esatto, un'acqua molto sulfurea, ovviamente un'acqua fredda, ideale per le prime vie respiratorie, per cui aerosol e quant'altro,
sono fonti storiche. Qualche anno fa è stato fatto un referendum, è stato cambiato il nome del comune da Santo Monimani a Santo Mono Terme, proprio anche per aumentare, dare più visibilità per queste terme. Sono un po' come tutte le terme italiane in questo periodo di Covid in difficoltà, comunque stiamo ripartendo, abbiamo in ballo dei progetti soprattutto per tenere aperto durante tutto l'anno quello che è il parco delle terme, cosa che fino adesso era aperto solamente ad estate, e per cui un parco che merita veramente e deve essere sfruttato tutto l'anno. E poi andremo a scoprire i dettagli del presente ma soprattutto del futuro di questo parco e delle sue terme, perché la struttura deve ripartire. Esatto, quello che stiamo puntando su questo, confidiamo in Utile Regione Lombardia che per comunque ci ha già aiutato, per cui vedremo di far ripartire. Ecco, facendo un piccolo excursus storico, che cosa accadeva qui? Un tempo mi dicevano che c'era una costruzione proprio dove ora sorge il parco, poi è stata demolita negli anni 70, è stato insomma costruito un nuovo edificio, ci sono stati un po' di cambiamenti. Sì, allora l'Eterno è proprio dove c'è adesso quell'edificio che andremo a demolire, perché è una costruzione anni 70 che è tecnicamente irrecuperabile. Lì erano le terme, ma a causa di una frana, addirittura portato giù anche la provinciale, per cui è stata ricostruita in quella posizione, perché la sorgente sulfurea è proprio sotto la palazzina che dovremmo demolire. Lì è proprio sorgente sulfurea, ci sono ovviamente le cisterne in acciaio e quant'altro, e le fotografie storiche le mostrano questo tipo di struttura che c'era tutto un camminamento, tutto un colonnato che partiva. Purtroppo è rimasto proprio sotto questa frana che aveva interessato tutta la strada provinciale. Questo metà degli anni 60, degli anni 70, è quello che poi si è arrivati a quella costruzione che adesso purtroppo non è obsoleta e molto non indicato ovviamente. E noi adesso ci avviciniamo, anzi se ci accompagna raggiungiamo insieme il vice sindaco e anche un altro assessore per parlare del progetto appunto di rilancio di queste terme che non vediamo l'ora di ascoltare. A poco tempo fa da questa fontana sgorgava l'acqua sulfurea, quella pura, quella che ci consigliavano appunto di bere lontano dai pasti in uno tra i bicchieri. Ovviamente per l'emergenza Covid questo non è più possibile per la tutela della nostra sicurezza, ma abbiamo comunque scelto questa location per chiacchierare con l'assessore Maristella Sirtori, con delega all'istruzione e quindi chiamata anche in modo molto amichevole dai nostri amici qui presenti, maestra, per un progetto importante di rivalorizzazione di questo parco. Di che cosa si tratta? Bene, quest'anno vi parlo di una bella novità che ha voluto includere il gruppo degli amici, i cui ragazzi qua vicino a me, li chiamo ragazzi, Luca e Mario, sono appunto i diretti referenti, o perlomeno sono le persone che possono testimoniare questo nostro impegno nei confronti delle associazioni, in particolare nei confronti della disabilità in valle. Perché? Perché abbiamo consegnato questa struttura proprio ad una serie di cooperative, tra cui anche d'ora in poi, dove brava mi dice Luca, d'ora in poi che raggruppa questi nostri ragazzi di varie età e anche ragazze disabili di Santo Mobono e paesi limitrofi, abbiamo dato loro appunto l'impegno di tenere aperto questo bellissimo punto di ritrovo non solo per i turisti, per i villeggianti, ma anche per i residenti, perché qui come vedete c'è tanta ombra, c'è tanta frescura e poi c'è la gentilezza veramente dei nostri amici che possono servirvi bevande fredde o un buon caffè. Le terme di ieri, le terme di oggi con degli ambiziosi progetti sul fronte sociale, ma anche le terme del futuro. Ne parliamo con il vice sindaco Demis Todeschini per scoprire effettivamente che cosa accadrà a questa struttura, sempre ovviamente dedicata al benessere e alle cure. Certo. Questo è un patrimonio comunale di estrema importanza e di rilevanza. Si chiama Santo Mono Terme perché ci sono sempre state le terme curative e quindi la nostra intenzione è valorizzare le nostre acque sulfure dotandole di strutture adeguate e moderne per quanto riguarda la possibilità di fruirne nel futuro. E su questa area abbiamo progetti ambiziosi, tra i quali abbattere la struttura che vedete alle mie spalle, che ormai è purtroppo obsoleta, costruita in un'epoca storica e con un modello che non è più adeguato ai tempi moderni, per creare proprio in sostituzione della struttura che vedete alle mie spalle le future terme curative, che saranno moderne, belle da vedere, che si inseriranno in questo quadro bellissimo di natura che vedete nel Parco delle Terme.
Con l'occasione invece la vecchia palazzina delle Terme verrà proprio destinata in maniera definitiva come ristorazione bar del prossimo futuro. Pensiamo anche un pochino a 365 giorni all'anno, quindi queste strutture dovranno essere aperte sempre, sia le terme curative che il bar, cosa che non è mai stata fatta a Sant'Orobono. E in quest'ottica la nostra intenzione è anche di creare nella vecchia pista da ballo un'area dove si potrà fare il pattinaggio sul ghiaccio. È arrivato un uccellino a suggerirmelo. Mi piacciono questi progetti ambiziosi, ma io voglio sapere, vice sindaco, quando? Si può già sapere? Allora, come potete immaginare, noi abbiamo già intrapreso questa strada, è un percorso di lungo periodo che però abbiamo già iniziato, per esempio cambiando la destinazione d'uso dell'attuale, della vecchia palazzina Terme in bar e ristorazione. Questo è già stato fatto. Abbiamo incaricato un progettista che starà mettendo ovviamente nero su bianco queste idee e poi serviranno ovviamente tanti finanziamenti. Riteniamo che questo sia un progetto che non ha una valenza esclusiva solo per Sant'Orobono, ma riqualifichi un po' tutta l'offerta turistica dell'intera Valle Imania, e quindi intendiamo inserire questo progetto all'interno di un progetto molto più ampio di rilancio turistico dell'intera Valle Imania. Grazie mille vice sindaco, noi ovviamente vi facciamo l'in bocca al lupo per questo progetto ambizioso e staremo a vedere ovviamente che cosa accadrà sempre con questo bicchiere mezzo pieno. A proposito di bicchieri mezzi pieni, io adesso vi devo mostrare un piatto molto pieno di dolci, guardate. Ricerca della perfezione, amore per la tradizione artigianale, passione per la buona cucina. Troverete tutto questo in ogni preparazione di Pasticceria Acquario a Sant'Orobono Terme. Permesso? Diego, buongiorno, ciao. Ciao, ciao, ben arrivata. Grazie, ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa? Guarda, sinceramente stavo sistemando un po' la vetrina, la nostra vetrina, che è la vetrina di tutti i produttori della valle, del territorio. E, per esempio, non lo so, prendo un esempio molto semplice, questa ragazza che ha aperto questa piccola azienda che si chiama Piccoli Passi, dove lei ha recuperato il territorio del nonno, dei nonni, per poter pensare al suo futuro, della sua attività personale. Una cosa molto mi piace molto. Tra l'altro, grande estimatrice, io sono di confetture, quindi tienile qui intanto, amici, e noi siamo qui con Diego della pasticceria Acquario, pasticceria dolci e non solo, vero? Perché insomma vedo un po' di tutto. La nostra attività nasce 40 anni fa, dunque nel frattempo le cose, come dappertutto, le cose sono anche cambiate. Dunque noi abbiamo aperto la ristorazione, adesso abbiamo... E adesso ti farò vedere anche questo locale che abbiamo recuperato, un edificio che meritava di tutela, e pensiamo di aver fatto qualcosa di bello, insomma, ecco, per noi soprattutto, per le mie figlie, perché è una conduzione familiare, e anche per il territorio. Assolutamente sì, mi dicevi vetrina della valle. A questo proposito, prima di addentrarci e di scoprire anche questa struttura storica, volevo conoscere qualche altro prodotto, quale mi consigli? Guarda, noi abbiamo tanti prodotti, dalle marmellate, da tutte le marmellate delle aziende, come ripeto, del territorio. Questa è una piccola azienda che nasce con il papà e il figlio, il Fungù. Poi abbiamo l'azienda Sant'Anna, un'azienda importante per la Valle Imania. Abbiamo anche un'azienda di Funpiano, del Tetto d'Avellino, tutte aziende che si trovano su dei dislivelli diversi, dunque abbiamo proprio dei prodotti diversi, dal miele al succo di Sambuco. Abbiamo per esempio il succo di mela della Valle Imania, che io non sono molto fiero, quando vado a fare i banchetti me ne parlo sempre perché alla gente piace, e insomma è la nostra valle, il nostro territorio, questo è molto bello. Direi che con un buon succo di mela, permettimi, un cannoncino, un bignè, un macarons, ci può stare? Ci sono anche i macaron. Allora andiamo. Possiamo addentrarci? Andiamo. Diego, ma mi
stavi raccontando, e poi si vede, ovviamente si respira guardando il soffitto, guardando le pareti, è un locale storico? Sì, è un locale storico e meritava di tutela. Quando noi l'abbiamo acquistato abbiamo deciso di fare questa ristorazione, è stato una cosa meravigliosa perché recuperare un edificio già esistente al giorno di oggi non è così semplice, perché con tutte le leggi che oggi dobbiamo adeguarsi è stato un recupero impegnativo, ma che ne ha valso la pena. È stato 4 anni di lavoro, però vedi anche qua era il fienile e adesso siamo in una stanza che ospita dei banchetti, ospita della ristorazione. Dunque tutto bene, ne ha valso la pena, il recupero è stato fatto da gente seria e quando le cose sono fatte bene si apprezzano di più. Direi di sì, che apprezziamo alla grande, come lo staranno facendo anche i nostri telespettatori. Appunto un fienile, qui insomma era adibito al fieno. Sì, questo è il fienile proprio, sembra che questa casa era divisa in due, dove c'era la casa del contadino che adesso ti porterò di là anche per assaggiare un po' quello dei nostri prodotti, di quello che facciamo. Ma volentieri, dove si va? Vieni Valentina, adesso ti porto nella casa del contadino. Alla faccia del contadino! Che adesso ti farò un po' vedere un po' e assaggiare un po' i nostri prodotti. Questi sono i prodotti di pasticceria, come ti dicevo prima, nasciamo come pasticceria 40 anni fa e adesso abbiamo anche la ristorazione, facciamo anche banchettistica, un po' tutto così. Come dicevo è una conduzione familiare, dunque ci sono le mie figlie, c'è mia moglie che ci siamo messi in questa avventura e oggi siamo veramente contenti di quello che abbiamo portato in Valimagna, di quello che facciamo. La crostata è tra le mie torte preferite, però diciamo che qui c'è una bella battaglia. Cosa troviamo su questo tavolo fantastico, dolcissimo? Beh, qua partiamo dei biscotti, con su la foto del nostro santuario, che noi siamo legatissimi in Valimagna nel santuario della Cornabusa. Abbiamo le torte con le creme, tutte le rose sono fatte in pasto di zucchero da noi, dunque le rose sono molto belle. Poi, come dicevi te, la crostata di frutta, che è sempre molto apprezzata. Poi abbiamo un nostro cavallo di battaglia di tutto l'anno, che è il panfrutto, che lo facciamo in diversi gusti, che è conosciuto e piace tantissimo. E ti ho preparato una serie di pasticcini e vorrei farti assaggiare insieme a tutto anche il succo di mela della Valimagna. Intanto che mangiamo un pasticcino, penso che sia anche bello bere qualcosa. Direi di sì, tu serviti, io intanto mi rubo un macarons al pistacchio, che peraltro è tra quelli che prediligo. E quindi l'appuntamento per tutti i telespettatori di Sei La TV, per tutti gli amici che hanno seguito questa puntata in Valimagna e che hanno soprattutto seguito questa descrizione molto accurata da parte tua qui alla pasticceria Acquario, e per venire a gettarsi in un oceano di dolcezza e anche di prodotti del territorio. Anche e soprattutto dei prodotti del territorio, è una cosa che ci tengo tantissimo. È una vita che facciamo questo e seminiamo e raccogliamo tutti i giorni il piacere che la gente apprezza anche i nostri prodotti della valle. Bravo Diego, continuate a lavorare con questo stimolo, con questa passione, e noi facciamo merenda, amici. Abbiamo anche il succo di mela. Abbiamo anche il succo di mela, sì, il succo di mela del territorio, come dicevo prima, un succo che è apprezzato bene, e questo è il tuo bicchiere. È fantastico, però prima saluto a casa, così poi facciamo merenda con calma. Grazie per essere stati con noi, amici di Sei La TV. L'appuntamento è rinnovato al prossimo viaggio sul territorio. Io sarò sempre qui con Noi Siamo Qui, ma alla scoperta di una nuova località da condividere ovviamente insieme a voi, come questo macarons. Salute. Salute. Salute alla Valle Magna. Alla Valle Magna.